Siamo qui alla Migliarina, in via Monte Tambura 19, per intervistare il contadino Edoardo, esperto di economia agricola e noto suonatore di banjo. Andiamo. Contadino Edoardo, buonasera. Volevamo una sua opinione su come sta andando ultimamente l'economia agricola italiana. Sta andando un casino, va. Negli ultimi 10 anni, guarda, tutto da giù. Un cervello di ripigliarsi, ma neanche per il sbaglio, eh! Io tutti gli anni, va, e coltivo pomodori, e faccio le patate, le cipolle, e poi tutti gli anni vado lì, e faccio il carino, ma la gente ne puglia più, eh! Un epilino nemmeno, per sbaglio, io sto andando rovina! Sto andando rovina, non vedi un momento, devo coltivare le pecore per poi valire, la. E poi come sti mio sì, la limone va lasciato l'anno scorso. Ma l'ha lasciato. Ci dispiace. Uno aveva più un tondo. Guardi, io faccio un appello allo Stato italiano. Io voglio che l'Italia faccia sì che è migliore nel giro di 10 anni, nel giro di 5, perché 10 è troppo, perché poi moro, io torno più del primo pelo, E io voglio che l'economia è meglio. Perché dice no, qui vieni come me alla Migliarina, un animale più uno, dopo mangino cemento, mangino mattoni, perché non c'è più niente da mangiare. Io spero che lei, che è una persona fluente, mi possa dire qualcosa, perché... O no. Nient'altro. E che gli devo dire? Io mi diverto, sono banjo, per diletto. Se ci fa sentire un pezzo. Eccolo lì. L'ho scritto io in italiano. Si chiamava la mucca morente. Ma perché l'anno scorso c'era una mucca che poverina era lì per trapassare, come si suol dire, no? E allora certo. E ho dedicato una canzone, era felice, tu vedi come è morta felice, oh. Gli ho cantato bella. Mi garbiede proprio. Bene, finiamo qua l'intervento del contadino Edoardo. Alla prossima. Arrivederci.